Namaste a tutti, benvenuti. Il video di oggi è un video tag, un video dove ho raccolto una serie di domande che mi vengono chieste nei vari posti dove vado o comunque quando incontro gli altri praticanti, delle curiosità che la gente si chiede appunto quando incontro una persona che insegna yoga o pratica yoga. Ho pensato di raggrupparli in un video tag in modo tale che l'interazione con queste domande vi crei magari anche risponda a delle domande che chi segue il canale non ha modo di farmi. La prima domanda è: come hai conosciuto lo yoga o quando hai iniziato a praticare, insomma? Il mio incontro con lo yoga è piuttosto curioso. Quando avevo 15-16 anni, il sabato il liceo chiudeva presto, 10:30 finivo. E io con la mia amica del liceo, appassionata di lettura, andavamo a piedi quando ero uscito da scuola in direzione della stazione perché lei prendeva il treno per tornare a casa e ci fermavamo sempre in biblioteca. Avevamo quell'oretta di buco dalla scuola alla biblioteca, scusatemi, dall'uscita di scuola all'ingresso, all'arrivo del treno. Allora, mi ricordo che noi giravamo negli scaffali, una libreria di quelle aperte, di quelle di paese, quindi noi potevamo girare tra gli scaffali e vedere i titoli. La mia amica si soffermava sulla narrativa, ovviamente lei era un'appassionata di lettura, e ai tempi non ero proprio così dedito alla lettura. E mi ricordo che presi in prestito un libro di Gabriella Cella sullo yoga. Io avevo 15 anni, credo 15 o 16 anni, sono passati 30 anni da allora, però quello è stato proprio il mio primo incontro con lo yoga, con le posture, con gli asana proposti. Era tutto molto lontano da quello che poi diventò la pratica per me, però quello è stato proprio il mio primo incontro. Non finirò mai di ringraziare la mia amica di avermi portato, trascinato in biblioteca, per cose sue e alla fine ho scoperto questa bellissima disciplina. Seconda domanda è: quanto tempo dedichi alla pratica? In realtà io la pratica non ho stabilito un tempo, non saprei dire un'ora, 2 ore, no. Io pratico sempre yoga, non tutti i giorni gli asana, dipende un po' anche dalla giornata che devo affrontare. Sicuramente degli esercizi di pranayama mi accompagnano durante il giorno, idem degli esercizi di concentrazione o meditazione. Ma non ho un tempo prestabilito, a volte la pratica degli asana mi porta via più tempo, a volte un po' meno, ma non c'è una quantità che possa dirvi: ok, ogni giorno pratico un'ora di yoga, magari di più, magari di meno, dipende un po' dalla giornata, dagli impegni che ho. Un asana o un pranayama preferito? Varia anche questo molto. In generale, se dovessi dirvi un pranayama preferito, io adoro Ujjayi Pranayama, mi rilassa, vario molto anche i tempi di respiro, inspiro, comunque Ujjayi direi che è quello che forse tra tutti è quello che preferisco. Un asana che preferisco, anche qui varia da periodo in base anche proprio come mi sento anche la stagione, eccetera. In generale amo molto Pavanamuttasana, quindi la posizione sdraiata con le gambe raccolte al petto, ne trovo sempre benefici, mi aiuta molto questa posizione che poi è anche un mudra. Qual è la parte più difficile dello yoga? L'ho scritta così perché non sapevo bene, mi viene chiesto in tanti modi se ci sono incontro delle difficoltà. Nello yoga, personalmente, ho sempre riscontrato, non delle difficoltà, però magari delle pratiche che ritenevo magari poco vicine al mio sentire del momento. Quindi, più che difficoltà, no. Diciamo che la parte fisica l'ho trovata sempre più accessibile, poiché provenivo già da anni e anni di esperienza o comunque dall'attività fisica in generale. Ho trovato forse più, non difficile, perché vi ripeto, non difficile, magari una parte con più spunti di esercizio, gli esercizi di meditazione. Forse sì, nella meditazione ho un po' più bisogno di approfondirla. C'è un testo fondamentale o comunque qualcosa che tu consiglieresti? Per chi non ha mai praticato yoga, consigliare uno dei testi classici che utilizziamo, magari noi che insegniamo, abbiamo una pratica approfondita, mi sembra un po' azzardato.
Perciò non consiglio un testo in particolare. Posso dire che per me è un testo fondamentale per la mia pratica. Mi piacciono molto gli Yoga Sutra di Patanjali e direi che anche i testi di Satyananda li trovo interessanti, mi piacciono parecchio. Un'altra domanda che mi viene chiesta, ma questa più dagli addetti ai lavori. Un yama o niyama che per te è ancora da riequilibrare, quindi se c'è un qualcosa, un aspetto magari un po' più del Raja Yoga da riequilibrare. Io sento che in questo momento io sento sempre di dover approfondire il primo, che trovo importantissimo, è Ahimsa, cioè la non violenza in tutte le sue varie declinazioni di interpretazione. Non che io sia una persona violenta fisicamente, è chiaro, però la sensibilità di capire quando magari attraverso le parole non siamo stati così delicati. E questa è una cosa che mi piacerebbe approfondire. In questo momento sento questo come Yamada, un pochino più da approfondire, non che gli altri mi padroneggi, però in questo periodo mi sento un po' più proiettato in Ahimsa. L'ultimo che mi viene chiesto, quali degli Anga proposti da Patanjali senti di dover approfondire? Io sento di dover approfondire la pratica di Dharanada, la concentrazione, questa sì. Sento che dovrei anche sperimentare, proporre più esercizi nella mia pratica quotidiana, e quindi il video tag finisce così. Io lascerò le domande e taggerò chiunque segue il mio canale e voglia piacere di rispondere, compreso dei colleghi che magari con l'occasione hanno degli spunti anche loro. Namaste a tutti, buona continuazione.